Assù, il salone è vuoto, dov'è tuo marito? E che posso prendere la capa appresso a lui? Tonino fa come gli pare. Un giorno viene a faticare, un altro se ne va a passeggio. Un cellulare non lo tiene? Sì, un cellulare, ma quello è pure mezzo sordo. Assù, mi stai venendo scemo. Io a Tonino lo devo trovare. Bello, voglio. Ma allora sei mezzo sordo, pure tu. Io non lo so dove sta mio marito. Ma poi scusa, io non ti vado bene. Da davanti sono qui, Tommy non mi ha visto. È chiaro? Dici che sì? Sì. Sta la legge. Signora Ciccarelli? Sì. Salve, stiamo cercando suo marito. Pure voi. Perché? L'ha cercato qualcun altro? E che vi devo dire? Quello tiene un sacco di clienti. Gli vogliono tutti quanti bene a quel disgraziato. Io non mi faccio capace. Vostro marito scompare e voi non vi chiedete dove sta. È per un giorno che non ce l'ho tra i piedi. Senti un po'. Ma a te chi te li taglia? Mamma. Ma perché non ti metti in mano a me? Vedi come ti faccio bello? Chi è quella, la tua ragazza? Ragazzi, Ciccone? Scusami. Dottoressa, secondo me la signora ci sta raccontando un sacco di balle. Analisi molto arguta, Ciccone, ma prima o poi si stancherà. E mo tutti qua davanti vi fermate? Signora mia. Dottoressa! Vado pure sti due mo'. Vi voglio qui di piantone. Scusate, perché io non ho fatto niente. Ah, oh, è solo una precauzione, signora. Ma non è che Tonino si è messo in qualche guaio, eh? Speriamo di no. Se si fa vivo, la informiamo immediatamente. Ciccone. Bel giovane, rifatti gli occhi. Quella pezza che ti porti appresso ti fa passare la voglia, eh? Quella pezza si porta addosso 50 kg meno di te. Balena. C'è chi piace abbondante. Acciù. Signor. Mo ti devi appiccicare pure con questa. Ce l'ha ancora con me, eh? Lascia perdere, la questione è che tu porti guai. E io guai non ne voglio. Ma tu il poliziotto lo devi fare proprio qua a Napoli, dove ci sta la tua famiglia. E quindi la mia famiglia è il problema. È lei che porta guai, eh? Napoli è la mia città. Qui c'è il mio quartiere, dove sono nato e cresciuto. Quindi se posso essere utile, voglio essere qua. E mo basta, eh? Mo ve ne dovete andare. I miei clienti sono allergici alle divise. E qui succede il fuggi-fuggi. Mi dispiace, signora, ordini. Allora non mi sono spiegato. Mio marito non viene. Non può. Perché, signor, che gli è successo? E va bene. Allora ve lo dico dove è stato Nino. Ma è una faccenda delicata. Assai delicata.